Si riparte con Trevisanutto e Dionisios là davanti, appena sbucheranno qui sul rettilineo. Eccoli qua, Trevisanutto prende bene la leadership della corsa, seguito da Guven, poi Dionisios perde un paio di posizioni perché ne guadagna anche una Besler, credo, o Stura, adesso vediamo. Comunque tutto bene, la prima chicane, nulla di pericoloso, almeno ci sembra di vedere, sì, una piccola fuoriuscita di pista, in realtà c'è, cioè, doveva finire quello lì, ha tagliato in maniera folle quel pilota, non è davvero accettabile quello che è successo. Infatti vediamo che si ritira, intanto però la situazione si chiarifica, si chiarisce con De Francesco, che ha fatto una partenza allucinante. Guardate, in quarta posizione Devlin De Francesco riceve cenno da parte di Marco Dionisios, che gli dice andiamo avanti, andiamo a prendere Trevisanutto che è in testa, andiamo a prendere Guven soprattutto, che è in seconda posizione ed è il più vicino appetibile. Dionisios a cannone, a testa bassa, si porta ormai, guardate, in un rettilineo già vicinissimo a Guven, vicinissimo non proprio, però abbastanza vicino, recupera, allungano bene i due, ovvero Guven e Trevisanutto, con Guven che addirittura che si avvicina tremendamente a Trevisanutto, vediamo se uscirà, nulla da fare, Trevisanutto ancora davanti, però Guven è in coda, chissà se tira la staccatona alla S, no, allunga bene negli ultimi metri il rettilineo, questo vuol dire che non lascia spazio a Guven di tentare l'attacco, ancora situazione non cambia al vertice della gara, con Trevisanutto sempre davanti, poi Guven e Dionisios, che secondo me ha mangiato qualche centesimo, per non dire decimo, nei confronti dei primi due. Nulla, nulla ancora per quanto riguarda i sorpassi, nessun tentativo di sorpasso là davanti, anzi i piloti sono abbastanza sgranati e non accennano a dare possibilità d'attacco al pilota che segue, anche se vedete basta un attimo su questo circuito, basta pochissimo e in un attimo si perde terreno, quindi una scordolata di troppo, un cordolo preso male e si perdono centimetri. Guardate, Dionisios però è arrivato, vedete come si è impacchettato il terzetto là davanti, con ormai Dionisios equidistante rispetto a Guven nei confronti di Trevisanutto. I due adesso sul rettilineo, in questa prima parte di rettilineo sono vicinissimi. Trevisanutto però abbiamo visto nel finale avere un leggerissimo allungo, vedete ancora questa volta allunga quel metro che evidentemente non concede a Guven di tentare la staccata e di infilarsi dentro. Andiamo a vedere i tempi, se riesco a beccare il live time. Guven ancora sempre, no, ho sbagliato, è sempre quello che io chiamavo Guven, invece Besler. Tu pensa a te, Ron, io ho parlato per mezz'ora. Guyan Ayan Khan, cioè? Si chiama così, Ayan Khan Guven, Guyan. Non c'entra, non è lui. Infatti è Berkay Besler. L'ho visto a Lifetime. Bravo, metti sempre in campo la tua esperienza. Esperienza e professionalità, devo dire. Sì, sono un commentatore, uno di quelli che vede e poi si perde alcune fasi di gara. No, quello non proprio un commentatore con la C maiuscola, ce ne sono altri che parlano e danno fastidio, però... Vabbè, tu a modo tuo dai fastidio anche tu, Ian. È vero, ci sto riuscendo. C'è chi dà più fastidio, però. Assolutamente. Attenzione, i tubi di scarico, ce n'è solo uno. È incollato ai tubi di scarico. Ma quali tubi? Ai tubi di scarico del... Ma ce n'è uno! Ai tubi... mamma mia! Io ti chiedo 300.000 euro di danni. Comunque, torniamo sulla gara con un terzetto che si è staccato dal resto degli inseguitori. Vediamo Trevisanutto, Besler, detto anche Guven. Ma lo sai perché non era Guven? Guven c'è. Il problema è che non c'è Dionisios. Cioè, tu il terzo, secondo te chi è? È il terzo, quello attaccato ai tubi di scarico del secondo. Ma chi è? È il terzo, è uno col casco verde. E io pensavo fosse Dionisios, invece? Invece è Ayan Khan Guven. Bravo, bravo. Quindi ancora una volta abbiamo dimostrato di non capirci niente senza il live time, che fino adesso non è venuto in soccorso nostro, adesso invece è arrivato e guarda te, riusciamo a capire anche come funziona la gara. Quindi era Guven che ha cercato di ridurre il gap nei confronti dei primi due,
Però adesso il gap è aumentato e c'è appunto Berke e Besler in seconda posizione, ma anche perché forse Dionisios partecipa all'altra prefinale. Potrebbe essere, non so onestamente. Però non è affar nostro, voglio dire. Ma chi se ne frega? Noi siamo preoccupati solo di una cosa, diciamoci la verità, che la Patonza... La Patonza deve girare, assolutamente. Deve girare la Patonza, non interessa tutto il resto, il contorno, gli sponsor, la gara. Che cazzo ce ne frega a noi? Niente, non ci interessa. Bisogna parlare di cose gravi di questo sport, ad esempio la presenza di Ronnie Ghezzi nel paddock. Ronnie, ti abbiamo visto rubare la mortadella dalla tenda dell'Intrepid. No, io non mangio la mortadella. No, ti abbiamo visto che ti cacciavi in tasca della mortadella. La mia religione mi impedisce di mangiare il salame. No, io ho visto che tu ti mettevi in tasca della mortadella e hai rubato anche due chiavi fisse del 13 dalla tenda di Lewis Hamilton, del kart Lewis Hamilton. Quello è già più probabile, ma la mortadella no. Comunque, sono cose brutte che chiaramente i direttori di gara, Roberto Noviello e Alessandro Ferrari, discuteranno perché è davvero increscioso quello che tu fai nel paddock. Rubi la roba, rubi, un ladro. Ma non sono l'unico a rubare. No, e chi c'è ancora? Ma tu, ad esempio. No, io adesso ti denuncio per quello che hai detto. Le patatine nella tenda dell'Intrepid, chi è che le ha rubate? No, io i miei cracker, ho la mia dieta. Le cose bilanciate, insomma. Esatto, le patatine bilanciate. Comunque, le patatine, come la Patonza. Devono girare anche le patatine. Le patatine, ce ne sono un paio bionde per l'occasione, devo dire. Dove? Complimenti. Dove? Complimenti. C'è un pilota che io adoro. Non ti seguo. C'è un pilota che io adoro, è biondo, inglese. O no? Norvegese. Ah, Graham. Matthew Graham, sì. Io lo stimo. Stimo lui e le sorelle soprattutto. Sì, io la più magra delle sorelle stimo. Io, guarda, lo sai che every hole is a goal. Giusto, poi dicevano il buco è il buco e vabbè. Vabbè, non voglio andare avanti. Cosa succede in pista mentre noi ci siamo addormentati a dire le nostre fesserie? Sono rimasti Dionisios Schwarzman. Sto dicendo i nomi a caso ancora una volta. Io direi che sono Dionisios Schwarzman e poi Loris Spinelli. Hamilton. Spinelli in testa alla 60 mini. No, dai, c'è Travisanuto, Besler, Guven, Martinez, Merrono, Pollara, De Francesco, Vaida, Schwarzman, Pull e Paverud. Fammi vedere cosa succede qui. Vediamo la griglia di partenza, vediamo un Pollara, bello indietro mi sembra, un Pollara quindicesimo, quindi partiva più o meno settimo, considerato che viene dimezzata la classifica generale. Un bello Schwarzman dove partiva, che adesso è sesto, è risalito parecchio secondo me Schwarzman. Era ventunesimo, quindi partiva più o meno decimo, adesso è risalito fino in sesta posizione. Non male. Questa è un po' la situazione al momento, con i primi 17 che passeranno, li vado a leggere pian pianino. Mentre si passa sul traguardo e Travisanutto vince davanti a Besler, Guven, Martinez, Merono, Pollara, Schwarzman, De Francesco, Vaida, Pull, Paverud, Kiselev, Azzedo Souza, Ponomarenko, Mareira, Leleberti, Moreira, Leleberti, Bianco, Brigatti e ancora Zamura. No, Lala Berti, me l'ha detto Rob Oden. Ciao Rob, se ci segui, ti mando un bacio.